C'era un attore francese, che era un amico di Lina, che aveva questo viso baffutello, profumava di rose, c'era un profumo che sapeva di rose e che veniva dai salotti direttamente. Ora che succede però? Quel giorno dopo un'ora tardava e non arrivava. Lina era già vestita come un cercatore d'oro del Kentucky, no? Guarda, la farina, c'aveva tutto. E questo è arrivato con un'ora di ritardo, salutando tutti. Bonjour tout le monde, comme ça va, bonne marina, bon amour, tutto così. L'ha avviato per braccio e ha detto cammina. Posso? Sì, cammina, stanno ti aspettando. Voi di questi, stanno ti aspettando. E lui ha cominciato a sbollinare, già molto turbato, tanto che ha sbagliato tutta la cosa che gli doveva fare per la paura. E poi c'aveva una scena in cui doveva commentare le dimissioni di Rugherard. Ora i francesi, un po' come i napoletani, a De Crescenzo gli ha fatto segno per un pozzico a dito che muoveva, muovono molto le mani, no? Per cui i francesi facevano questa lettera delle dimissioni, oulala, oulala, lei devi stare attento, il terzo chunk è pericoloso, perché i primi due da perdere ti mette nella condizione di difenderti e ti fa amore mio, io no, le mani no, guarda a me, un signore, mi raccomando, chiamo forza al motore, secondo, ore, che t'ho detto io a te, è vero Lire, che t'ho detto, la terza volta non dice niente, scende dal tre, questo continuava, polla, ma con samacca, è scesa dal trespolo, io stavo dalla parte che facevo la quinta, scende dal trespolo e Lina dava in occhi, Lina menava, era accogliente, menava, c'aveva sto ronchino, quello da prete, questo così, e gli ha cominciato a dare botte in mezzo alla fronte.